piacere di fare domande ai relatori, ne abbiamo mani che si alzano, no? Non ancora, eppure è abbastanza tardi. Allora comincio io, no? Qualche considerazione. Prima di tutto ringrazio veramente tanto Uberini e Scaburri perché in maniera molto, diciamo, trasparente, aperta, vi hanno fatto comprendere che dal di là fare in mezzo c'è il metallo fuso, in questo caso c'è la ghisa, e non è facile passarci sopra. Il risultato d'altra parte lo ottengono gli uomini, le squadre. Entrambi hanno sottolineato il fatto che grazie al contributo di tutti, alla conoscenza portata a tutti i livelli, fino all'operaio che carica il forno, piuttosto che si possono ottenere risultati, come pure grazie al contributo di tutti si possono ipotizzare soluzioni nuove su cui fare dei conteggi, delle ipotesi ed altro. Per quanto riguarda Guarino, non ci sono. È difficile coprirti. Bene, allora l'argomento spengo il forno, non lo spengo. Di solito il costruttore, abbiamo ancora i costruttori qua da noi, dico non è un problema nostro, è un problema del refrattarista, no? Questa è una risposta classica. Il refrattarista, abbiamo visto, mette a disposizione sempre più prodotti attenti a questo tipo di problematica, ma oltre l'esperienza, e lo dico a questo punto anche a Santorini che mi risponderà dopo, oltre l'esperienza che ci è stata portata dalla Fostamp, quali altre esperienze significative in fondi di grandi dimensioni sono note a voi due? Nello specifico l'esperienza condotta in collaborazione con Fostamp è stata per quel tipo di pigiata, quel tipo di conduzione, una novità. Quella stessa pigiata trova comunque applicazioni nei casi specifici che ho sottolineato, di le esigenze particolari legate comunque a temperature di esercizio decisamente più alte rispetto al rivestimento tradizionale. E ci aspettiamo che Fostamp abbia il desiderio di riproporci questa iniziativa anche per avere in qualche modo una casistica che dia fiducia a loro e a noi e la possibilità di estenderla anche ad altre fonderie. No, perché dopo lo porta via noi non mi va bene. Contesto questa cosa qui perché porterebbe via noi clienti. Non mi va assolutamente bene. Allora, dunque, visto che abbiamo in sala anche la presenza di altri produttori e siamo un'associazione aperta alla discussione, allora, al di là del collega, no? Le tue esperienze, le tue conoscenze su questo, su questa tipologia di forni da 55 tonnellate? Dove vogliamo spegnere e riaccendere, vogliamo vedere se potete spegnere. Tutti spengono e riaccendono, 55 tonnellate non vanno in continuo. Beh. Va bene, il collega Castagna ne segue parecchi. E i 30, potrebbe... 30 tonnellate? I 28? E io sì. Parlo del 28. Un ciclo continuo. Li spengono durante il sabato o domenica? No? Sì. Chi? Non so. Che grado? Dove cognome grado? Se no, va bene, c'è significa di chi? Dovrà sapere. No? Castagna? Parlano un paio. Allora, cioè loro, no, questo perché, non perché voglio... È chiaro che poter lavorare e avere lavoro per 30 giorni consecutivi, sabato e domenica, è il piacere di tutti, okay? Penso che poche sono le aziende che si possono permettere di pensare di lavorare in questa maniera. Ormai sempre di più è ricercata la flessibilità, la possibilità di dire domani non ho più lavoro, è giovedì, mi fermo e posso ripartire quando avrò un lavoro, un carico di lavoro che me lo permette. Questo fa sì che la possibilità di riuscire a flessibilizzare questo processo ti permette
permette di usare ancora avere un altro strumento per poter condurre le aziende. Perché no, non si può, perché sennò si rompe tutto. Sennò lunedì non partiamo. Allora, la domanda è prettamente questa, cioè nel senso che quali sono le condizioni che permettono a un forno di potersi fermare e poter ripartire nel più breve tempo possibile. Perché questo non è solo una necessità che adesso si spinge ad avere, è anche una necessità domani in cui, nella quale tu hai una necessità di dover ripartire immediatamente per un guasto, per qualsiasi altra cosa. Quindi non è il dire e sapere che, non so, il signore Pinco Pallo è capace di fare un forno, no? O è capace di fare una pigiata. Secondo me, giustamente, è l'esperienza e la necessità che fanno un lavoro, che fanno un'esperienza. In questo caso ne ho parlato proprio per avere i certificati bianchi, però meno nello specifico, nella nostra azienda uniamo quello che è tutto un pacchetto di lavoro, cercando di compattare tutto quello che riusciamo a fare e abbiamo in programma di fare, lo compattiamo, chiediamo magari di lavorare anche la domenica mattina. Poi quando è finito il lavoro, boom, si spengono i forni, si riparte quando avremo lavoro. Questo non è, cioè questo è un modo, no? Però se potessi, per dire, io arrivo a giovedì sera, lavoro giovedì sera, oppure venerdì sera, spengo e dico va bene, riparto lunedì mattina. E come fa? Sto chiedendo appunto, no? Abbiamo ascoltato che con forni a frequenza, diciamo, medio, 100 Hz in questo caso, entrambe le esperienze, perché penso che anche l'ingegnere spenga il forno a media frequenza, si fa e lo fanno con una certa regolarità. Adesso la domanda che nasce è se io ho 50 Hz, posso farlo, non posso farlo? Io? Ecco, l'ingegnere intorno ha visti tanti. Non è, cioè, un conto è il discorso del rivestimento retardale, l'altro discorso è il discorso della potenza. Certamente con un generatore statico, parliamo da tecnici, con un generatore io posso ripartire con forno vuoto, con un impianto elettrico, elettromeccanico, cioè quello che viene chiamato bassa frequenza, ma è errato, perché io posso far lavorare il generatore, che qualcuno di voi ha i forni che lavorano a 50 Hz con il generatore, con un'apparecchiatura elettromeccanica non è molto difficile, non è impossibile, ma è molto più difficile ripartire, è inutile che raccontiamo. No, impossibile no, perché riparti quando, dopo una settimana. Sì, ci va bene, sicuramente. Questa è la differenza fondamentale. Perché cosa, aggiungo una postilla, che è una stupidaggine semplice, ma per assurdo, chi ha quattro forni può spegnerne tre, perché tanto prende tre di quelli vecchi, tradizionali, eccetera. Scusate, prende liquido e fa partire. Ma bisogna separare i due discorsi, retrattario da apparecchiatura. Lo volevo solo dire per correttezza. Certo, con un generatore statico io posso partire con forno vuoto, con l'elettromeccanico è molto difficile. Quindi la pigiata, ho detto pigiata. Poi la pigiata, ma proprio rimane. Quindi solo, si può fare solo, proprio non c'è niente. No, beh, la pigiata dipende. No, ascolta, la pigiata, facciamo così, a parità di pigiata. Ammesso che la pigiata, a parità di pigiata, è quello, per mettere l'errore quello, non è possibile ripartire, spegnerlo sabato, il venerdì pomeriggio e riaccenderlo il sabato pensare di avere domenica, lunedì mattina la gara. No, con i forni no, con 50 Hz, esatto, non è tanto 50, sì, con quelli che avete tutti voi, perché hanno un rapporto, esatto, capacità-potenza. Ok, quindi
male. Beh, a finché c'erano 55. Ma leggiata lo permetterebbe, però. Perché gli sviggiati a parità di Castagna dell'Eca Pavuggio, buonasera. Le pigiate che vengono utilizzate sui fondi del frequento, dove lo spegnimento è comunque programmato e denato per essere spento e acceso, vengono utilizzate normalmente anche sui fondi a 50 Hz, però come diceva l'italiano, in trona non si riesce, non c'è tempo per spegnere il venerdì e ripartire il lunedì, cioè devono essere magari più giorni a dover spegnere. Se io volessi spegnere e riaccendere il più volte possibile, sempre nel rispetto della soluzione tecnica di ripartenza, okay, del forno, qual è la pigiata in assoluto tecnicamente che mi permette di fare e avere meno problemi, cioè che sia più efficiente? Ripeto. Come stabilizzata, come diceva, con la poi la percentuale si dice fusa all'interno, va comunque a influire moltissimo sul costo della pigiata. Chiarissimo. Ma è quella la pigiata che potrebbe essere la, tecnicamente la migliore. Certo, con determinati accorgimenti si può portare e alla riaccensione. Qui tempi poi previsti dal forno. Certo, dal forno. Ok, grazie. Bene. Altre domande? Mentre ascoltavo Fiorenzo mi sono chiesto, ma perché quelli che hanno quei forni piccoli non chiudono il coperchio? Non tengono il coperchio, visto che ci siamo detti anche prima, insomma, quindi parliamo via tanto ma è un fatto di tradizione? Perché sono piccoli, poi non è come nella ghisa che sono in mantenimento, vengono riempiti. Si fa l'analisi e poi si muovono, quindi poi sono continuamente lì a riempirli, quindi è proprio un fatto di comodità, però quasi tutte le maniere c'hai o non ce l'hai, non tutte. Posso? Qui invece siamo tenuti noi, è arrivato il vostro problema, dunque, acciaio, tipicamente sono forni piccoli, è vero, dai 500 kg, 2 tonnellate e mezza, 3, in realtà molto più grossi non ci sono. E poi per la conduzione del forno d'acciaio, o se preferite la conduzione del forno a media frequenza. Il processo di carica deve seguire, o meglio, dovrebbe seguire la velocità di fusione del materiale. Quindi se si fonde 1 kg al minuto, aggiungo 1 kg al minuto. E in linea teorica e auspicabile si otterrebbe la massima efficienza quando l'ultimo chilo di carica solida è fuso e ho aggiunto l'ultimo. Quindi nei 45 minuti che diceva il signor Ivi, fondo ma carico costantemente. C'è anche da dire che il rapporto pieno su vuoto del forno fa sì che un forno da 3 tonnellate, da 1000 kg, quello che vogliamo, comunque alla partenza non sarà pieno per tutta la sua capacità espressa in chili e si continuerà a caricare finché non si arriva al liquido. Quindi 45 minuti, un'ora più o meno, questi sono i tempi, diffusione, caricamento nello stesso tempo. Il coperchio, anche se c'è, non viene mai chiuso se non in condizioni, come posso dire, critiche. È successo qualcosa a valle, non riesco a colare e se ce l'ho mi dà solo fastidio. Apro, chiudo, perdo tempo, perdo efficienza nel mio processo di lavoro. Questa, dal punto di vista del costruttore, è la risposta del perché. Tipicamente non ci sono. Poi possiamo citare alcune fonderie, che tra l'altro non ho visto oggi, con fori anche Ghisa, che sempre taglia 1000, 1500, 2000 kg, che avendo acquistato il coperchio lo hanno dismesso, lo hanno smontato, lo hanno buttato a lato, perché nel loro ciclo produttivo è più importante
seguire la tempistica di questi 45 minuti che rimanere in attesa con ghisa o acciai ghisati, quel mondo di mezzo, in attesa. Preferiscono essere pronti al limite con la linea a valle già pronta per la fusione e partire. Quindi non perdere tempo, non sprecare energia nella parte fusoria. Credo che il signor Scaburri possa confermare, perché loro lavorano esattamente così. Mi chiedo, quando faremo diagnosi energetica, che cosa verrà fuori. Probabilmente ci saranno benefici che sono al di là del risparmio di energia elettrica che fanno scegliere questo tipo di soluzione. Mi piacerebbe tanto che venissero fatte delle domande ai colleghi, perché prima di entrare quella porta abbiamo fatto sottoscrivere che qua dentro avrebbero detto la verità, solo la verità, e avete visto che l'hanno detta. Fuori da quella porta non me la dicono più, quindi se dovete porre delle domande fate adesso. C'è sempre il coperchio, no? Condivido il fatto che, almeno per i nostri forni di grosse dimensioni, il coperchio è una parte sostanziale dove si ha grandissima dispersione. È anche quel coperchio che ogni volta che viene caricato c'è dispersione. E quindi il costruttore opta da due soluzioni, quello che è il caricamento di mezzo skip o il caricamento mezzo canale vibrante. La vostra esperienza, quale dà secondo voi la soluzione migliore in termini di risparmio energetico? Nella nostra piccola realtà fa sì che ogni volta che devi caricare, quindi anche correggere, hai necessità di dover aprire, quindi carburare silicio, 100 kg di silicio, 200 kg di silicio, sono comunque degli spazi grossi di temperatura. Forse, quindi noi non ho esperienza in questo campo, ma è una soluzione tecnica che stiamo approfondendo, la possibilità di caricare il mezzo canale vibrante, no, con un coperchio differente permette una coibentazione maggiore. Chiediamo ai due colleghi quali soluzioni hanno nel loro stabilimento, poi questo è un argomento su cui i costruttori potrebbero dire la loro parere. Noi in posta abbiamo anche il C55, abbiamo il caricamento la bella, così. E, però le analisi che ha fatto lui, noi non le abbiamo ancora fatte, e quindi passerei la parola a lui. Allora, noi in fonderia carichiamo, abbiamo un carro sul quale tramite un magnete posizioniamo la roba. L'intento è, siccome ogni caricamento si apre e si richiude coperto, c'è un tempo necessario, non carichiamo 5 quintali alla volta, carichiamone 3-4 mila alla volta, quando è possibile, perché se io carico 3 volte 1000 ovviamente impiego 3 minuti, se carico una volta 3000 ci metterò un minuto e mezzo, quindi sfruttiamo un po' anche quella possibilità, apriamo il meno possibile, quando dobbiamo correggere nei casi siano piccole, si fa la temperatura, si prende il giochino e coperto in aperto poco, meno possibile. In quei casi lì diminuiamo l'aspirazione in modo che comunque ci siano meno perdite, anche appunto il fatto che io tiro con l'aria quando è possibile mi porta via calore. La stessa cosa la facciamo quando sferodizziamo le siliere, porto di ossigeno. Devo mettere più magnesio, stessa cosa riportata sul forno. Non sempre si può fare, però non abbiamo neanche una grossissima esperienza. Abbiamo aumentato un po' le portate dei carri di caricamento per poter arrivare anche a 5-6 mila kg di carico per volta. Se io carico 5 mila kg ho anche un operatore un po' più libero. Il forno si bilancia da solo. Il mercato di carico
altro o un carro che avanza e fa per carro si sposta, trasla sopra coperta, sopra il forno, e un nastro poi porta dentro la roba. Questo è un altro, lo chiamiamo altro. Noi abbiamo provato in passato quando caricavamo torno di misura, quindi ero alla fine, facevamo tante chiese anellare, abbiamo fatto un foro piccolo sopra il coperchio, tramoggia, canale vibrante, ma era più per poter caricare più torni di misura, perché meno la volta riuscivamo a rompere. Non ce l'abbiamo, non lo so, noi i correttivi li mettiamo solamente o sul carro oppure li buttiamo, ma dipende dalle quantità. Più di questo non so dire. Sentiamo i costruttori, no? Cominciamo con l'ingegnere di Tronaco, subito la risposta l'ha già data l'ingegnere Cagliero. La carica e il coperto, uno o altro, dipende dalla velocità di fusione. Se hai 8 ore di tempo di fusione, è ovvio che il coperchio uno cerca di razionalizzare l'apertura il più possibile, per cui magari faccio una benna grossa che tiene 4-5 tonnellate, apro in 30 secondi, butto giù, chiudo e chiudo il coperchio, perché ho 8 ore, 6 ore, 5 ore di tempo per fondere. Se ho il pum 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 che devo fondere in 45 minuti, è automatico. Scusate, ma è molto semplice, me lo insegnate voi. Sì, vorrei aggiungere un piccolo esempio. Noi, come indotto non sappiamo poco o niente dei forni a 50 Hz, giustamente è l'ingegnere che lo sa. Però per noi forni di grande dimensione sono forni di grandi prestazioni anche, e per rimanere in Italia c'è un esempio, anzi c'era l'esempio di SPS vicino a Verona, con forni per acciaio capacità 25 tonnellate, 14 megawatt di potenza, fondevano in 45 minuti, un po' meno. La scelta di comune accordo con il cliente è stata un forno con coperchio che però si interfacciasse con il carro vibrante per la carica. Tutto questo però con tempo di carica uguale al tempo di fusione, quindi 45 minuti, anzi o meno. Perché in quel caso la dimensione della bocca era molto ampia, era impossibile pensare di caricare a mano e chiudere il più possibile dava dei vantaggi economici e di efficienza. Ecco, però siamo in condizioni estreme. Ecco. Per il resto sui 32 tonnellate, 50 tonnellate a frequenza di rete, è lui il maestro. Noi non possiamo dire nulla. Bene, domande ancora? Direi che a questo punto possiamo, Quartiero, pensare che tutti gli argomenti che abbiamo trattati. Bene, posso che ringraziarvi a nome dell'associazione e di tutti i relatori, che credo che siano rimasti soddisfatti di vedere una platea così numerosa, per cui vi ringrazio ancora e vi do il rivederci al prossimo convegno che faremo. Sicuramente su altri tipi di forni, per cui sui rotativi, comunque sui forni a fiamma, sia per il ferroso che per il non ferroso, che prevediamo di fare fra un po'. Grazie.